il Figlio potente è il nostro Dio, lo Santo. È potente il nostro Dio, è potente il nostro Dio, è potente il nostro Dio, Maria è sana, potente il nostro Dio, marcheggia e viene, potente il nostro Dio, è 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 potente il nostro Dio. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. E noi vogliamo ricordare sempre, perché ci facciamo il segno della croce, perché ricordiamo, quando vi chiedono, noi ricordiamo che siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordiamo, è una ricordanza. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E questa sera noi vogliamo dare il nostro culto. Noi abbiamo bisogno di dare il nostro culto al Signore, la nostra adorazione al Signore. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma da ogni parola che procede dal Padre. L'uomo non vive solo di cose materiali, di pane, di cibo. Ma vive soprattutto dal pane che viene dal cielo. E il pane che viene dal cielo è il pane di vita. Alcune comunità si chiamano così, pane di vita, alcune missioni, alcune azioni. Ma è il pane che viene dal cielo. Quel pane produce la vita. E produce vita in abbondanza se noi ci crediamo, la crediamo e la riteniamo nel nostro cuore. Ecco, la parola mandata dal cielo, la parola mandata, unta, che viene da Gesù, produce quel sovrannaturale, ecco, ci fa entrare nel sovrannaturale di Dio. Anche se noi siamo uomini naturali, ma Dio ci chiama a vivere il sovrannaturale, a vivere lo spirituale. E lo spirituale, le cose invisibili, non sono sovrannaturali. E come ce le fa vivere? Attraverso la fede nella parola. Lode Gesù Cristo. Cioè attraverso la fiducia, il credere. Ecco, se noi apriamo il nostro cuore e crediamo, entriamo nel sovrannaturale di Dio. Entriamo questa sera. Se noi crediamo che Gesù Cristo è qua, ed Egli lo dice, dice dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Se noi ci crediamo questa sera, entriamo nella comunione dello Spirito Santo, col nostro Spirito e il suo Spirito. Lode Gesù Cristo. Questa sera, durante il culto, anche l'anima riceve, anche il corpo riceve, lo Spirito, l'anima e il corpo. Insieme l'essere nostro, dice, questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi, cioè dare la nostra presenza al Signore. E che cosa avviene? Avviene che
il Signore secondo la fede. Lode Gesù Cristo. Secondo la fede, io ti invito ora a credere, a lasciare tutti i tuoi pesi, a dare a Lui tutte le tue sollecitudini. Chiudi i tuoi occhi, chiudiamo i nostri occhi. Gesù è qua. Dagli tutti i tuoi pesi, le tue sollecitudini, le tue ansie, i tuoi problemi. Dalla al Signore. Egli è colui che li vuole portare. E vuole fare uno scambio. Dice, nel venire a me. Ecco, noi siamo venuti a Lui. Siamo davanti a Lui. E vogliamo dare a Lui i nostri pesi. Ognuno di noi. Io voglio dare a Lui il mio peso. I miei pesi, le mie ansie, le mie sollecitudini, le mie afflizioni. Lode Gesù Cristo. Solo Lui può intervenire. Dice, prendetevi il mio giogo, il mio carico. Solo a Lui. Lode Gesù Cristo. Solo andando davanti all'unico vero Dio, è Gesù Cristo, noi troviamo il riposo per l'anima nostra. Riposa, anima mia. E guarda che l'anima nostra trova il riposo davanti a Lui, perché Egli è il Signore, Egli è la verità. Hai qualche peso che vuoi dare al Signore? Hai qualche peso che non riesci, che ti consuma, ti affligge, è pesante? Qualche sollecitudine? Diamola a Lui. Chiudiamo i nostri occhi e diamolo in preghiera. Come si danno i pesi? Pregando. Sai come puoi dare quello che tu hai, che ti affligge, che ti appesantisce? Pregando. Questa sera noi vogliamo dare i nostri pesi, che per noi sono gravosi. Signore Padre, noi ti preghiamo insieme, Signore Pastore, insieme a tutta la Chiesa, vuole dare il proprio personale peso, sollecitudine, lo vogliamo dare a te, Padre. Tu ce l'hai detto, Signore, noi crediamo, Signore, noi riconosciamo che Tu sei il Signore, il nostro Dio, che sei morto e ancora di più sei risorto per noi, Signore, e hai portato sulla croce ogni malattia, ogni dolore, hai portato ogni nostro peso. Signore, a Te vogliamo dare tutti i nostri problemi, Signore. Noi non possiamo risolverli. Noi crediamo in Te, nella Tua onnipotenza, nel Tuo sovrannaturale, nella Tua potenza guaritrice, che guarisce le anime, i corpi, che consoli, che fortifichi, che cambi i cuori, che cambia lo spirito. Padre, riempici con la pace e con la gioia. Noi ti vogliamo dare un culto santo ed accettevole. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Nell'andare a Lui troviamo il riposo.
Io questa sera voglio dare un culto al Signore. Voglio dare, e ho bisogno di ricevere. Che dare il culto significa dare la nostra presenza, dare noi stessi, ed Egli interviene in maniera soprannaturale. Io non so come, non sono il Signore, io sono un suo servo e io credo in Lui. Credo nella sua onnipotenza, credo che Egli è la verità, che Egli è la via, che Egli è la vita. Salmo 18. Alleluia. Io ti amo, eterno, mia forza. L'eterno è la mia rocca. La mia fortezza, il mio liberatore. Lode Gesù Cristo. Sai cosa il Signore ci chiede? Sai qual è il frutto che Dio ci chiede? Che il frutto sia permanente. Noi possiamo fare tutto, l'ho detto questa mattina, lo dicevo agli anziani e agli altri, ma prima di tutto. Prima di ogni cosa, fratelli, noi possiamo perdere tutte le attività, non mi interessa. Possiamo restare pure nudi, cioè io parlo per me. Non mi interessa. A me le attività davanti a Dio non mi interessano. Se un'anima si scandalizza per un cattivo comportamento, cioè io cancello un'attività, capite? Non è il denaro, quindi non è il frutto economico che mi dà gioia. Non sono un imprenditore, sono un pastore. Lode Gesù Cristo. E scrivetevelo bene in fronte. Gloria a Gesù Cristo. Amiamo il Signore e portiamo frutto a Lui. Il resto, se lo possiamo fare, lo facciamo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Io ti amo, eterno, mia forza. Dice, qual è il mio compito da ministerio? Collegare le anime al Signore. Curati dello stato delle pecore. Questa è la mia missione, non è altro. E poi è quella del regno di Dio. Ma la cosa primaria è il rapporto con Dio. Onorare il nome di Gesù Cristo, non portare disonore, onorare il nome di Gesù Cristo. Essere integri e retti. Che teme Dio e fugge il male. Il Signore disse di Giobbe, dice: guarda il mio servo, teme Dio e fugge il male. Guarda il Signore cosa dice dei servi, non è che prima cosa che dice è questo: tu temi Dio? Non ho bisogno di, perdonatemi, Diane, vuole alzare, ma è una domanda che devi dare al Signore. Lo temi Dio? Hai timore di Lui? Riconosci che Lui è il Signore in mezzo a noi, vede? Perché a che serve operare se non credi in Lui? A che serve fare le opere di Dio se poi noi non crediamo nel Signore? Serve a qualcosa? Non serve a nulla. È tempo perso. Lode Gesù Cristo.
L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. Io mi sento questa sera come quell'operaio, tipo l'elettricista, tipo Enzo, tipo Pino, nel senso che vanno a fare manutenzione dove c'è, come si chiama, la cabina, sai, il centro. Sto facendo una manutenzione straordinaria. Perché il Signore poi mi ricorda sempre, guarda lo stato. Lode Gesù Cristo. Il resto significa che viene dopo. Lode Gesù Cristo. E chi mi collabora? Io, se volete essere nell'ordine di Dio, dovete avere questo interesse primario. L'interesse primario è aiutarmi nella cura della Chiesa. Poi il resto. Opera straordinaria. Enzo, mi collabora. E lui è pure Pino. Fanno il tester. Quando si muovono hanno... È vero, Penuccio? E quello che non è a posto, transistor, condensatore, magnetotermico. Io dico cose a caso, no? Ma se non funziona il quadro, non c'è luce, si spegne tutto, non funziona nulla. Cioè, se tu guardi in attività, no? Tipo un negozio, se salta il quadro elettrico, salta tutto, tutto. Dice, ma c'è un bravo venditore, una brava venditrice, un grande imprenditore, un grande, però non c'è luce. Tutto è spento, è saltato, non c'è vita. Se non c'è vita, se non c'è luce, non funziona nulla. Lode Gesù Cristo. Quindi tutto ha un senso nelle cose di Dio, se prima il sistema è a posto. Il mio Dio, con questa parola io, lo Spirito Santo sta mettendo ordine dove ci sono cavi staccati, arrugginiti, là come il tempo, il maltempo, il vento, la pioggia, producono danni, no? Alle cose. E la ditta chiama. Questa parola sta mettendo ordine, metterà ordine, se tu ci credi, metterà ordine, se tu ci credi, perché ci devi credere, ci vuole la tua collaborazione. Io se tu ci credi, le cose si sistemeranno e le cose funzioneranno della nostra vita, della vita che noi ci conduciamo, perché noi su questa terra possiamo condurci, lo dice a noi lo Spirito Santo, o per la carne, o con la sapienza dell'uomo, con l'indirizzo della terra, o con l'indirizzo di Dio. Tu puoi scegliere il tuo indirizzo carnale o quello spirituale. E dice poi,
che quello carnale porta alla morte, e coloro che perseguono questa via non vedranno Dio. Cioè, quindi finché uno può ascoltare e recepisce questa parola, significa che è nel tempo del ravvedimento. Quando non la può più per vari motivi, o perché ha tranciato il capo, o ha rotto il collegamento e non la sente più, ma finché tu puoi udire questa parola, c'è il tempo del ravvedimento nel rapporto con Dio. Ora c'è bisogno della tua collaborazione, devi aprire il tuo cuore, il quadro lo devi aprire. Apri. Se tu apri, il Signore metterà ordine, sistemerà ogni cosa. Lode Gesù Cristo. Stamattina leggevamo Geroboamo, fece cadere nell'idolatria il popolo di Israele per interesse suo. E il suo interesse qual era? Perché dice: se io li collego al Signore, questi seguiranno la via corretta e mi lasceranno, se ne andranno. Vedi come ragiona Satana? Ti mette l'idolo, ti mette gli idoli, sostituisce il nome di Gesù Cristo con un altro nome, sostituisce nella parte intima del tuo cuore, toglie il Signore e si mette Lui, perché deve regnare, e il suo regno è un regno di distruzione e di morte. Lui distrugge, ruba. Quando vedi uno che ruba e che viene rubato, c'è Satana che sta operando nella sua vita. Quando qualcuno, tu lo vedi, che gli viene rubata la sapienza, le cose di Dio, c'è Satana che sta operando e gli sta come un tumore consumando dentro. Ruba, distrugge, uccide. Lode Gesù. Satana non si scherza. Non pensare che... E dice, ma dove è Satana? Mondo. Il mondo giace nel maligno. E tutto quello che è del mondo, nello spirito del mondo stiamo parlando, non stiamo parlando, regna Satana. Io opero nel mondo, ho molti amici, persone che conosco, ma il mio cuore è di Gesù Cristo, capito? Io sono una persona che ha molti amici. Sono tutti i giorni nel mondo, ma il mio cuore è del Signore Gesù Cristo. Jesus is my Lord. Cioè il mio Dio si chiama Gesù Cristo. Non si chiama Pasquale, Oronzo, presidente, né una donna né un uomo. Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Me l'ha insegnato il mio pastore e mi ha insegnato questo negli ultimi giorni della sua vita su questa terra, e io penso che molti di noi erano presenti. E gli ho chiuso il collegamento internet e ripreso la moglie. Chi si ricorda? Io per ecco, meno male, guarda, non dico bugie. E disse che se non si metteva in ordine la moglie davanti a Dio, lui era contro, ed era contro pure verso i figli, capito? Io sono suo figlio spirituale, capito? Lode Gesù Cristo. Il mio più intimo amico mi è diventato il più grande nemico da quando sono pastore. Non ho dato il mio cuore all'amico, io do il mio cuore al Signore. Capito? Impara anche tu a dare il tuo cuore al Signore.
E se lui regna, si vede, c'è il regno di Dio nel cuore, dentro e intorno. Lode Gesù Cristo. Dice: quello che tu hai visto fare a me, fallo tu, o mio figlio Timoteo. Quello che hai imparato da me, insegnalo, insegnalo agli altri. Il regno di Dio si trasmette, fratelli, è un insegnamento, sono azioni, sono atti di fede, sono azioni di vita. Non sono teorie, non sono concetti teorici che dobbiamo imparare a memoria per poi sostenere l'esame. L'Eterno è il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio. Quando ho un problema, sai chi è il mio rifugio? Il Signore. Il mio scudo, il mio potente Salvatore, il mio alto ricetto. Io in Lui trovo forza. In Lui trovo forza. Vengo ricaricato, caricato e ricaricato. E lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù Cristo, che è risorto dai morti, se abita in voi, se lo Spirito di Dio abita in voi, vivificherà anche i vostri corpi mortali. Io ci credo. Signore, io ci credo e lo voglio vivere questo. Voglio vivere questa parola. Che il tuo Spirito possa vivificare il corpo mortale. Io invocai l'Eterno che è degno di ogni lode. Guarda, quando tu lo metti al primo posto, quando il Signore è la tua rocca, la tua fortezza, il tuo liberatore, dice il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, che meraviglia. Io questo è un salmo, dico: Signore, io mi rispetto, mi piace, lo amo, è bellissimo. L'anima mia trova consolazione e forza. Io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Gloria a Gesù Cristo. Prima però deve essere il tuo Dio, la tua rupe, il tuo Salvatore. I legami della morte mi avevano circondato. Quante volte hai sentito i legami della morte? L'oppressione dentro, la morte dentro. I legami della morte mi avevano circondato e i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. Perché il nemico quando arriva, arriva come una fiumana, con tutta la sua potenza, che deve distruggere. Deve distruggere che cosa? Il tuo rapporto con Dio, il rapporto di fede. Viene per distruggere e ti dice: vedi, tutto falso. Gesù Cristo, tutto falso. Tutto. Sta parlando di questo perché mina nelle fondamenta di ognuno. Satana mina le fondamenta di ognuno, perché se vince, la morte vince e regna sull'uomo. Dice: legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano colto. Ti hai mai sentito dentro questo? Io sì, io vi dico, molte volte il nemico ha tentato e tenta tuttora di distruggere l'opera di Dio, il fondamento dell'opera in cui ognuno di noi è legato.
Satana viene là a mettere, a minare, a distruggere il fondamento, a cancellare tutto quello che egli ha edificato. Tutto, distrugge il fondamento e tutto quello che è stato edificato. Questa è l'opera di Satana, non è l'opera di Dio. Chi distrugge tutto quello che è edificato nel nome di Gesù Cristo non è Spirito Santo. Nella mia distretta invocai l'Eterno, gridai al mio Dio. Nella mia distretta invocai l'Eterno, gridai al mio Dio. Signore, aiutaci, liberaci, liberami. Hai mai gridato? Hai mai detto al Signore, liberaci, libera la mia vita, libera la mia casa? L'hai mai detto? Oh, Satana ti ha così irrigidito da farti sentire, ma una cosa non si dice, che Satana non si dice, non nominare il nome di Dio in vano, il nome di Satana sostituisce. C'è il timore pure di nominare Satana, invece non nominare il nome di Dio in vano. E questo è Satana che opera. Sostituisce Satana con un altro nome che non è quello di Gesù Cristo e vedi se è così. Tu vai a toccare l'idolo che c'è nel tuo cuore e tu lo sai come si chiama e vedi se ti, se uno te lo tocca, se tu reagisci. Se te lo tocca, che fai? Reagisci? Vuol dire che là c'è l'idolo. Ah, c'è l'idolo. Ezechiele capitolo 14. Dice: io non posso rispondere alle vostre preghiere perché dentro si stanno prostituendo agli idoli. E l'idolo è dentro, sta parlando del cuore. Non è fuori, quello del cuore. Alleluia. Dice: nella mia distretta invocai l'Eterno. Invoca il Signore. Invoca il Signore. Sei nel bisogno, invoca il Signore. E gridai al mio Dio. Non avere paura, non avere timore, non avere vergogna di invocare il nome del Signore. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne a lui, ai suoi orecchi. Giunge il nostro grido. Giunge al Signore. Guarda che, Signore, grazie, che noi possiamo venire a te. Io dico, Signore, grazie, che tu sei la nostra parte, egli è la mia parte. Il Signore è la tua parte, è il tuo Dio, la tua rocca, la tua fortezza, il tuo liberatore, la tua rupe, il tuo rifugio. Grida a Lui, egli ti libera. Signore, libera l'anima mia dall'afflizione. Libera l'anima mia dall'afflizione. Allora la terra fu scossa, tremò, i fondamenti dei monti furono smossi, scrollati, perché egli era acceso d'ira, un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne procedevano carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, avendo sotto i piedi una densa caligine, cavalcava sopra un cherubino e volava. Che meraviglia! Volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre la sua stanza nascosta, aveva posto intorno a sé per suo padiglione l'oscurità delle acque, le dense nubi dei cieli.
Per lo splendore che lo precedeva, le densi nubi si sciolsero con gragnuolo e con carboni accesi. L'Eterno tuonò nei cieli e l'Altissimo diede fuori la sua voce, con gragnuolo e con carboni accesi. E avventò le sue saette, dispersi i nemici, lanciò folgore in gran numero e li mise in rotta. Lode Gesù Cristo. Tutte queste cose avvengono nello spirituale. Se tu invochi il nome del Signore, Egli interviene e viene a soccorrere, e viene a liberare l'anima nostra, viene a liberare la nostra vita dalla distretta, dal male, dall'afflizione, da tutto quello che il diavolo produce, il mondo produce. Lode Gesù Cristo. Se quando io nomino il mondo ti affligge, se nominare il nome di Satana, io un giorno avevo una persona che purtroppo ogni volta che nominavo Satana si affliggeva. Dico io, ma che hai fatto con Satana? Perché ti affliggi tu? Si affliggeva, dice ce l'hai con me, ma tu ti identifichi in Satana? Se qualcuno si affligge quando io nomino il mondo, è perché dentro c'è qualche legame, perché Satana viene per legarti, ti lega, cioè ti fa qualche legatura, è entrato nel quadro, quando nessuno ha visto, tu gli hai dato le chiavi, dice, è venuto e ha fatto qualche cosa. Ora, questa parola, se tu ci credi, scioglie ogni legame negativo. Se tu ci resisti, rimarrà. Se tu resisti alla parola, rimarrà questo legame. Ma se tu ci credi, che è parola di Dio, io non so, non conosco personalmente i tuoi fatti. Io sono un servo di Dio, pronunzio la sua parola. Se è una parola che viene da Lui e tu ci credi, porterà frutto, ti libererà, ti scioglierà, porterà vita, e tu potrai venire a testimoniarlo a me. Lode Gesù Cristo, perché Egli è l'unico vero Dio. Non ci sono altri dei davanti al suo cospetto. Ascolta Israele. Questa mattina ho detto, devo scrivere su questa parete grande grande questo comandamento. Lo farò, mi metterò io personalmente. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore. Con tutta l'anima tua. Inizia così. Ascolta Israele. Ricordate quel canto? Ascolta Israele, il Signore nostro Dio. Il Signore. Il Signore nostro Dio, il Signore uno. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore uno. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore. Alleluia. Versetto 16. Egli disteso dall'alto la mano, mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque. Mi riscosse dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel dì della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno. Egli
mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Un altro passo dice che egli gradisce coloro che conoscono il suo nome. Sai perché? Perché tu sei gradito se conosci il suo nome. Lode Gesù Cristo. Signore, fammi conoscere il tuo nome. Fammi conoscere ancora di più il tuo nome. Io ti amo, ti adoro, ti voglio servire con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Vogliamo pregare al Signore affinché questa parola possa essere ritenuta nel cuore. Signore Padre, io ti voglio pregare, Signore. Ti voglio ringraziare per quello che tu stai facendo per noi, Padre. Perché tu ci ami, Signore. Perché noi siamo l'obiettivo del tuo amore, Signore. E io ti prego, Signore, che questa parola possa essere ritenuta nei cuori e possa portare frutto. Io ti prego che questa parola possa portare frutto. È un frutto permanente. Signore, difendi tutto quello che è tuo dentro di noi. Signore, difendi le anime nostre, difendi la nostra vita. Aiutaci, Signore, a fare la tua volontà. Aiutaci, Signore, a servirti. Aiutaci, Padre, perché senza di te non potremmo fare nulla. Signore, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Se qualcuno sente...